Buonasera, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Roma 1 e Ostia TV. Degrado e polemiche a Dragona, l'area sottostante il viadotto Zelia Nuttall che sovrappassa la via del mare è ormai occupata da enormi cumuli di rifiuti. Nelle immagini del nostro collaboratore Valeria Costantini che state vedendo in questo momento si possono notare divani, materassi, frigoriferi, scarti edili che si vanno a mescolare al degrado che oltretutto trasuda dai muri del sovrappasso della via del mare, tappezzati da decine di murales lasciati dai teppisti di passaggio, uno spettacolo indecente che va ad aggiungersi al caso scoppiato qualche settimana fa riguardo ai writers che erano appunto all'opera sempre sotto al viadotto. Il 9 aprile scorso, infatti, il comitato Bagnoletto aveva denunciato l'attività dei graffitari avendo allertato le forze dell'ordine, sentendosi però rispondere che gli artisti erano autorizzati. Come si può consentire di peggiorare l'aspetto di un luogo già immerso nel degrado senza consultare i cittadini? Si è chiesto appunto Alessandro Ieva del comitato di Bagnoletto, un quartiere situato proprio vicino al viadotto. Eppure oggi si scopre che i permessi c'erano e come. Infatti il via libera lo aveva dato il comune di Roma e gli uffici del 13° municipio hanno dato l'ok, ha riferito l'assessore all'ambiente Giancarlo Innocenzi. Ora i cittadini chiedono soprattutto che la zona sia bonificata e che simili autorizzazioni per quanto riguarda appunto i writers non vengano mai più rilasciate. Altrettanto grave dall'altra parte del ponte in zona Cilia, la situazione anche in questo caso di degrado. Le montagne di rifiuti si sono talmente moltiplicate che i vigili urbani hanno dovuto porre sotto sequestro l'intera zona con tanto di sigilli. In attesa dell'assegno di invalidità aveva deciso di arrotondare la pensione con proventi dell'attività di spaccio, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia di Ostia. Si tratta di un pluripregiudicato 52enne di Ostia che a seguito di un incidente stradale non riusciva più a camminare. Dunque il 52enne è stato notato in zona Ostia Ponente mentre consegnava un pacchetto ad un altro uomo. A quel punto sono intervenuti gli agenti che hanno perquisito il suo appartamento dove hanno trovato oltre 100 grammi di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi insieme a 5 grammi di cocaina purissimo. L'uomo è stato arrestato. È fissato per venerdì 13 maggio alle 11 il taglio del nastro della rinnovata isola pedonale di Piazza Ancomarzo. Il salotto di Ostia è stato sottoposto al restyling con un arredo urbano tutto nuovo che permetterà di vivere ulteriormente l'area centrale a due passi dal pontile. Usufruirà anche del centro commerciale all'aperto. All'inaugurazione sarà presente anche il presidente del 13° municipio, Giacomo Vizzani. Per oggi è tutto dal litorale, grazie, linea a voi.